Dal 9 all'11 marzo 2019, svelate le date della 27esima edizione del Festival di Tipicità, una kermesse divenuta anno dopo anno sempre più punto di riferimento per il Fermano e le Marche, capace di trasformarsi da semplice festival a laboratorio permanente del Made in Marche. Presentati lo scorso 20 settembre presso la Camera di Commercio di Fermo, il nuovo Festival di Tipicità è l'atteso roadshow che nel corso dell'autunno porterà le aziende del territorio prima in Grecia, Creta a fine settembre, poi nel cuore turistico ed economico degli Stati Uniti a New York dal 18 al 23 ottobre e infine nel mese di novembre in Albania, Valona e Tirana in occasione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo. Ormai Tipicità è diventato un punto di incontro di diversi territori che fanno rete con noi, territori interessanti anche per sviluppare business possibilmente. In questo autunno abbiamo una stagione veramente calda, un autunno caldo, un road show che parte adesso a fine settembre dalla Grecia, da Creta in particolare, per rispondere a un invito che ci è stato fatto alla comunità locale, per poi proiettarsi a Manhattan, nel cuore di Manhattan, a New York, dal 18 al 23 ottobre e infine in Albania a Valona e Tirana per rispondere a un invito del Ministero degli Esteri per organizzare la Settimana della Cucina Italiana nel Mondo. Quindi un programma intensissimo, in mezzo c'è anche qualche puntata in Italia, tra le quali anticipo una new entry di Tipicità che è San Miniato in provincia di Pisa. Dopo le missioni in Russia e negli Emirati Arabi, Tipicità si appresta dunque a portare le aziende del territorio alla scoperta di nuovi mercati e opportunità con un ricco programma di incontri B2B ed eventi istituzionali, il tutto realizzato grazie alla preziosa collaborazione della Camera di Commercio di Fermo, del Comune e delle associazioni di categoria. È una splendida iniziativa messa in campo dalla Comune di Fermo. Noi come Camera di Commercio ci occupiamo della parte organizzativa delle aziende qui sul territorio, c'è questo rapporto con Unioncamere nazionali, con Assocamere Estere, con la Camera di Commercio italiana in America, c'è l'ICE, altro soggetto per l'internazionalizzazione, insomma è un mattone verso un affiancamento alle aziende cercando di ampliare quello che è il raggio d'azione e mettendo insieme non solo, e come ormai facciamo da tempo, mettendo insieme la moda, l'enogastronomia, il turismo, ecco, tutte queste realtà e tutti questi soggetti, comprese soprattutto le associazioni di categoria che fanno da stimolo e accompagnano queste aziende, siamo certi che portiamo un contributo per aiutare le imprese che in questo momento probabilmente ne ha un po' più bisogno del solito. 12 le aziende iscritte a Coldiretti, CNA e Confartigianato che prenderanno parte alle tre missioni, la metà proveniente dal Fermano, le restanti 6 distribuite tra le altre province del sud delle Marche. Tipicità continua sulla linea delle missioni all'estero, un vero aiuto per le associazioni di categoria che possono portare i propri associati in giro per il mondo, come è già successo in passato. Come è andata nelle vecchie missioni e cosa vi augurate di portare a casa dopo le prossime? Beh, diciamo sicuramente l'aiuto che sta dando Tipicità all'economia locale è notevole. Il fatto che in un mercato locale latente e latitante ci sia la possibilità di poter promuovere un intero territorio all'estero è sicuramente un grande vantaggio per le imprese, soprattutto artigianali, che hanno grosse difficoltà poi a proporsi in mercati internazionali. Sfruttare il cappello, come si è detto antecedentemente, di Tipicità è sicuramente un buon bigliettino da visita per le imprese artigiane, visto anche i buoni risultati che ci sono state con le edizioni passate. Coldiretti sarà una sorpresa perché, ecco, in base alle esigenze, alle necessità, alle abitudini dove andremo, non manca i nostri prodotti tipici, quindi ci avremo modo di organizzarci. Quando siamo stati l'anno scorso ad Abu Dhabi, a Dubai, ci siamo organizzati e abbiamo portato dei prodotti che a loro sono andati alla ruba, prodotti graditi. Quindi adesso per ogni
paese che andremo a trovare ci organizzeremo con tipicità, perché il nostro territorio è ricco di tipicità, quindi con molta tranquillità, e anche perché quando dovremo curare quella settimana dell'enogastronomia in Albania non mancano le cucine e le eccellenze per andare là. Noi ne crediamo, ne percepiamo il valore di oggi, ma dobbiamo dargli una continuità. Siamo in un momento importante in cui, proprio per la collaborazione fondamentale della Camera di Commercio, sia per le risorse ma per la valenza che l'Istituto ha, dobbiamo dargli un continuo, appunto, perché la Camera di Commercio qui come ente territoriale non ci sarà più, saremo rappresentati in Ancona, e in realtà di iniziative come queste devono essere portate avanti. Spetta a noi, associazione di categoria, spetta agli istituti stessi, come il Comune di Fermo che partecipa a questa iniziativa, come gli altri comuni che partecipano anche ad altro. Ecco, quanti vostri associati parteciperanno, quanti hanno partecipato, insomma, come, cosa hanno portato queste missioni e cosa vi augurate che porteranno le prossime? Sì, sono degli associati del food, sono degli associati appunto del settore turistico commerciale, ma sono anche degli associati che lavorano il ferro, sono anche degli associati impiantisti, sono delle realtà che vogliono farsi conoscere in un periodo come questo critico, vogliono farsi conoscere all'estero per ampliare appunto la domanda, cosa di cui hanno necessariamente bisogno. Una grande opportunità di internazionalizzazione per le nostre aziende, ma anche per la visibilità e la promozione di Fermo e del Fermano. In questo senso arriva inoltre l'annuncio del sindaco Paolo Calcinaro sui prossimi investimenti del comune, sia nell'ambito del progetto dell'IT urbano con la riqualificazione del mercato coperto, sia in campo turistico ed economico con incentivi per la creazione di nuove imprese e l'occupazione giovanile. C'è spazio anche per degli incentivi forti alle start-up o alle imprese già esistenti che vogliono ampliare il livello occupazionale. Le start-up lo fanno di loro perché sono delle nuove creazioni, ma anche a chi già c'è e chi vuole investire soprattutto per l'occupazione giovanile, che qui inizia a essere veramente un problema. Poi ci sarà anche assegni di ricerca o borse di lavoro per giovani, quindi saranno mesi importanti, prossimi, quelli che ci aspettano. Andare fuori significa far parlare della città, dare possibilità agli imprenditori che seguono queste missioni, che poi comunque non portano a gravi di costo sul bilancio comunale comunque. E poi un'altra cosa molto importante è anche per esempio l'idea del Grand Tour delle Marche, che ormai si è ampliato per tutta la regione, e avere oggi tipicità sparsa con molti eventi significa sempre evocare la tipicità di Fermo, insomma il momento della prima settimana di marzo. Francesco Trasatti, una presentazione di tipicità che oramai porta il Fermano, la città di Fermo, in giro per il mondo. Beh, era l'obiettivo che ci eravamo prefissi tre anni e mezzo fa all'inizio della nostra amministrazione. L'ho ricordato e mi è piaciuto, diciamo, fare questa conferenza stampa anche per tracciare una linea di visione complessiva delle operazioni svolte in passato e di come stiamo procedendo, cioè non solo sostenere e valorizzare tipicità come manifestazione rappresentativa,